se anche lei, mister, cade in questo tranello alla fine di questa partita in cui non ci sono due rigori dati alla Juventus, parla di Juventus che non ha bisogno di rigori per battere l'Udinese, infatti abbiamo pareggiato, di rigori non ce ne hanno dati, e dice che la calcio di punizione non c'è, quando è evidente che il suo giocatore tocca il nostro. E se parla di una protesta che l'ha costretta all'espulsione, non verificando che il suo collega Allegri poteva protestare due volte, non ha protestato ed è per quello che non è stato espulso, se siamo arrivati a questi livelli, come disse Conte una volta quando ci hanno preso a Sassi a Bologna, se siamo arrivati a questi livelli, che il tecnico dell'Udinese si lamenta dell'arbitraggio quando noi mancano due rigori, va bene. Come giudichi, Moreno, insomma, il giudizio di D'Amato?